amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Ma pare che tutti non cielo, ma pare che lucendo sole, e sto cantando pa felicità. Ed eccoci qui, siamo in compagnia di un grande, di Totò, e siamo qui al Palazzo La Rosa Spina, che ospita la mostra itinerante di Totò nel cinema e nel varietà. Ed ora ce l'andiamo a vedere. E siamo all'interno di questo palazzo dove è stata allestita una mostra di Totò dal varietà al cinema, una mostra che è itinerante dell'associazione De Curtis. E qui a Santa Maria di Licodia vi è l'unica esposizione siciliana. Qui, come vedete, questa è una cosa straordinaria, un reperto incredibile. Si tratta del primo testo battuto a macchina di Malafemmina, questa straordinaria canzone di Totò, probabilmente scritta, mi sembra, con una vecchia Olivetti. Comunque è straordinaria. Te voglio ancora bene, ma tu non sai perché. Io, naturalmente, il napoletano non è che lo pronuncio molto bene. E questo è il famoso Geloso. Penso che sia stato un registratore che quasi tutti hanno avuto in Italia, dove Totò registrava le sue canzoni. È un oggetto veramente straordinario che mi ricorda l'infanzia. E qui vedete una ciocca di capelli che è indicativa di una grandissima storia d'amore vissuta da Totò. Appartiene questa ciocca di capelli a Liliana Castagnola, che si suicidò per il comico napoletano. Lui era così innamorato che a un certo punto fu lui proprio, quando ella morì, a tagliare questa ciocca di capelli. Ma non solo, promise allora di chiamare la figlia, se avesse avuto una figlia femmina, appunto Liliana, come la Castagnola, e promise anche che sarebbe stata seppellita insieme a lui. Insomma, una bella storia d'amore, non credete? Non te posso scordare. Voglio ancora bene, ma tu non sai perché. Siamo sempre all'interno della mostra e questo cappello è un cappello famosissimo, perché si tratta del cappello di Ciccio Formaggio, che è stata la sua macchietta più famosa, forse il personaggio che lo ha reso veramente popolare all'inizio. E da qui passiamo ad un altro cappello che io vedo qui e che in un certo senso mi riguarda, perché anch'io da Londra, quando facevo l'altra domenica per Arbore, usavo la bombetta. Bene, questa è la bombetta originale di Totò, la bombetta che lo ha accompagnato in tanti film, la bombetta che, insomma, era che diventò un suo simbolo, quasi come quella di Charlie Chaplin. Più in là invece abbiamo il suo diploma di maturità classica. Il museo è pieno di tanti cimeli, tutti quanti dedicati a Totò. E siamo qui con il sindaco Maria Lucia Tomasello. E signora, perché questa targa dedicata a Totò? Ma perché Santa Maria di Licodia è stata un po' al centro dell'attenzione in questo periodo, proprio perché la Sicilia ha festeggiato Totò, il centenario, qui. È un grande piacere, perché Totò lo conosciamo tutti, quindi non ha bisogno di parole. È un grande piacere per noi, perché da molte telefonate che ho ricevuto, anche da varie parti d'Italia, si chiedono tutti: ma perché a Santa Maria di Licodia, che è un piccolo paesino alle pendici dell'Etna? Non lo so perché, forse perché Nino Frassica o la principessa, che sono già venuti qui e hanno avuto amore verso questo paese, che tutto sommato è molto semplice nelle sue esposizioni, nel suo voler bene. Noi siamo veramente molto orgogliosi di avere potuto intitolare anche un viale a Totò, quindi al principe Antonio De Curtis, e piacere anche che ci sia un po' di movimento in più. Siamo qui con il presidente della Proloco, Giancarlo Santanocito. E perché
come avete deciso di fare questo omaggio a, a Totò? Primo è stata una cenetta in tre, Gianni Sergi, Nino Frassi e io. Di qua è partita tutta sta storia. Insomma, una storia di vino? Sì. Sì, anche. Anche quello, anche quello. Però vino veritas, si dice, o no? In vino veritas, eh? Certo. E allora vabbè, ci sta bene questo. Io dico grazie a De Curtis che ci ha dato l'onore di essere con noi. Grazie a voi. E di, e di lasciare questo ricordo a Santa Maria di Licodia. Grazie. Devo ringraziare al maestro del progetto, il maestro Nino Frassica, che siamo amici da 10 anni e passa, io ero con i pantaloncini corti, tu già eri grande. Tu eri bello. E devo dire grazie tanto, ma tanto, 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 grazie, grazie come questo infinito di questo panorama. Grazie Nino. Prego. Nino, vuoi dire due parole? Io mi piacerà tornare tra 19 anni e 4 mesi, voglio tornare e scoprirò che questo posto si chiama, come Viale. Si chiama? Viale Antonio De Curtis. E mi piacerebbe dirlo, io mi ricordo quando all'inaugurazione c'era anche, c'eravamo tutti. Qua per chissà festeggiare. Dove staremo fra 19 anni, come dici te? Le parole alla nostra. Beh, parole. Veniamo bisognerebbe... insieme tra 19 anni, così vuol dire intanto. Beh, io non credo, caro. Vuol dire che già che ci siamo. Io no, tu sì. No, ci saremo. Beh, comunque penso che queste cose siano veramente le cose importanti, quelle che restano e quelle che sono fatte col cuore. Questo è un altro atto d'amore che mio padre ha avuto, in particolare dalla Sicilia, che è una terra che lui amava profondamente. Mia nonna era nata a Palermo, quindi voglio dire, scorre sangue siciliano anche nelle nostre vene, oltre che napoletano. Quindi io veramente vi ringrazio per questa bellissima cosa, che è una cosa che non è da tutti avere, specialmente nel nostro sud. Grazie. Ma io ho già detto due parole prima, sono felicissima e orgogliosissima di avere qui sia la figlia del grande Totò, la principessa Liliana De Curtis, e sia Nino Frassica, che mi hanno chiesto poco prima: ma come mai qua? Ma ho detto forse perché a Nino è piaciuto questo paese, perché questa è la domanda che mi hanno fatto in questi giorni: come mai a Santa Maria di Licodia? Vuoi perché ci ha pensato Giancarlo? Vuoi perché Nino Frassica ha appoggiato immediatamente quest'idea? Noi siamo felici di aver potuto fare così piccole cose, non sono grandi cose. Piccole, non possiamo fare grandi cose, ma queste piccole cose, e spero non fra 20 anni, ma che fra centinaia di anni saranno ancora qui e noi non sapremo se ci possibilmente rinasceremo, che ci ritroviamo tutti quanti qua. Grazie a tutti. Grazie. Quanti voi. Grazie. Prego. Non vogliamo? Sì. Giancarlo dalle foto. Andiamo? Vai Antonio, vai che stai pure qua.